Buonasera, io sono Emiliano, benvenuti a questo nuovo episodio del Vento e i Boccioli di Ciliegi. Mi seguono in questa peripezia, anzi, tra queste peripezie, i miei fidati Yorichi. Che sono? Shosura Kemi. Che avrebbe voluto giocare un unicorno, ma siccome gli è stato detto che sarebbe stata una campagna basata sull'intrigo, ha giocato un Bayushi Manipulator dello Scorpione. Quando giochi un Manipulator e sei stato manipolato, forse bene non va. Io sono Giuseppe e andrò a giocare come sempre Soshi Eiko, la vera scorpiona che ha scelto di essere una courtier del gruppo. Pur essendo una Shugenja, poi sì. Arriva il vero Shugenja del gruppo, Takashi Saki, interpretato da me, Tobi. Pur essendo sono un... io, alla fine ci sono io, Domenico, che interpreto Akodo Asura Matsu Berserker del Leone. Ok. Abbiamo lasciato il gruppo che stava al primo piano di questa sala da tè che guarda la piazza principale di questo paesino. Il gruppo ha preso alcune decisioni o comunque sta meditando su che cosa farne dei Ronin. Ci troviamo a Oishimura, il villaggio praticamente sta calando la sera. Siete voi, ragazzi? Ditemi Vobis. Ma non ci eravamo già salutati con io vado di qua, io vado di là? Assolutamente sì. Peccato che non ho capito chi va chi e chi va dove. Ah, vai. Agasha? Guarda, io ti ho detto dove vado. Mi recco da Tironin per vedere se in primo luogo sarebbero disposti, nel caso decidessimo di tutti quanti del gruppo, di accettarli, nel caso fossero disposti a seguirci. Ok. Quindi Agasha va lì. Il resto del gruppo? Lascio parlare voi, quindi poi dopo la fine faccio io. Allora, Mirumoto aveva esplicitamente detto che sarebbe andato a cercare i trasporti per raggiungere la piattaforma. Io, come so, in realtà avevo ponderato che nessuna delle due vie era quantomeno sensata, perché non sarei mai andato a cercare una barca e soprattutto non sarei andato a parlare con dei cosi a forma di Ronin. Quindi io pensavo più di cercare di fare le cose zozze in maniera zozza, programmate dal buon Shosuro e ventilate durante la discussione. Ok. Vado con il moto a procurare una barca. Non ho intenzione di parlare o di dare opportunità a dei Ronin che fino appunto due volte ci hanno ammazzato e ovviamente non hanno senso di onore questi. Ok. Allora, parto dai due scorpioni. Quando avete intenzione di fare quello che avete intenzione di fare? Beh, innanzitutto direi di concertare questa lettera da mandare al daimyo Ikomado no. Ok. Ecco. Cioè, presumo che venga... Questa conversazione avvenga probabilmente in tarda notte. Sì, decisamente sì. Sì, magari appena sono usciti i nostri compagni per fare le loro robe. Poi allora, benissimo, facciamo così, siete meglio ancora. Allora, facciamo che tutti quanti con una missione e voi due siete appoggiati su... Siete seduti ancora su all'interno della sala da tè. Vorrei chiedersi a chiare una cosa però prima. Ci siamo messi d'accordo di inviare delle lettere? Perché io non mi ricordo che avevamo deciso di non inviare delle lettere. No,
Esattamente. Esattamente. Avevate deciso di non inviare le lettere. Okay, io stavo ventilando, giusto per fare un recap, io stavo ventilando l'ipotesi di utilizzare chi ci sta spiando per trarre in inganno i nostri nemici, ma ho ricevuto un secco no da parte di Mirumoto, per cui mi sono ritirato in buon ordine con un sorrisetto e questo è il risultato del sorrisetto. Ottimo. Quindi io immagino che il sole sta tramontando sotto l'orizzonte dei tetti, c'è ancora proprio quella fascia di crepuscolo che incendia il cielo cremesi. Il villaggio vede la vita praticamente che si va adattando a quello che sarà quello che avviene di notte, e siete tutti e due, c'è questa lievissima brezza di vento che viene da nord, che rinfresca questa serata estiva di metà estate, abbastanza calda. Siete tutte e due giocatela di ruolo. Io tiro fuori il Tessen e comincio a sventolarmi un pochino. Soshi-san, io so che voi siete con gli altri Yorikai da diverso tempo, presumibilmente tra voi si è stabilito, non credo un rapporto di amicizia, ma quantomeno un rapporto di stima e cordialità. Dal vostro sguardo comprendo che avete inteso quali sono le mie intenzioni. Facendo parte della stessa famiglia e dello stesso clan, vi dico che le porterò avanti perché ritengo che sia la strada più giusta per poter venire a capo di questa questione, ma sappiate che qualora decideste di non seguirmi in questo piano o non appoggiarmi in questo piano, certamente non ve ne farò una colpa e rispetterò la vostra parola, nonché rispetterò il vostro rapporto con gli altri onorevoli Yorikai, ai quali non faccio una colpa se non riescono o se non intendono seguirmi in questa diciamo così strategia. Onorevole Shosuru-san, proprio perché nutro una profonda stima per i nostri compagni, riconosco la necessità di quello che proponete. Se non fosse per il mio onore, se non fosse per il mio dovere, mi nasconderei dietro i paraventi dell'onore per evitare ciò che incombe su di noi. Eppure possiamo muoverci nei limiti di quello che abbiamo promesso loro. Non scriveremo al nostro magistrato, fidatevi di me se vi dico che esistono voci più precise e flebili per poter portare il nostro messaggio. Shosuro si sventola un altro po', guarda di taglio Soshi e con un sorrisino chiede: siate più esplicita, Soshi-san. Immagino sappiate che la nostra gente ha posto servi in ogni dove, orecchie pronte a sussurrare e a captare ogni informazione necessaria. Ebbene, la nostra famiglia vive nel castello dove il comodo risiede, e ciò può essere l'unico modo per fare in modo che un messaggio arrivi, o almeno il messaggio corretto. Dopodiché tutto ciò che vorremmo fare sarà soltanto a giovamento della nostra prossima missione.
È importante che però questo il messaggio, diciamo così, contraffatto, giunga alle orecchie giuste. Voi siete in grado di assicurarlo? Credo che una volta informato il nostro onorevole magistrato di quello che realmente starà accadendo, un secondo messaggio diffuso da persone fidate potrà fare in modo di giovarci senza venir meno alla parola data ai nostri compagni. Noi non scriveremo al magistrato. E sorrido. Punto i miei occhi in quelli di Soshi. Dico, ancora non comprendo come mai vostro fratello non riesca a vedere in voi ciò che un estraneo riesce a percepire in così poco tempo. Mio fratello è un uomo forte, seppur pecchi anche lui a volte nell'umiltà tipica di un samurai della sua caratura. Vedi che vorrebbe dire qualcosa in più Shosuro, però si trattiene, si ritrae indietro, si allunga sulla sedia e si sventola. Dice, bene, e allora mi sembra che abbiamo un accordo e un piano. Soshi, che cosa succede quando qualcuno stimola il tuo cosa succede quando qualcuno stimola il tuo Giri e Ninjo? Leggiamo, Master. Secondo me era una questione di strife. È cambiata la scena dall'ultima scena? Sì. Ah, che cosa? Sì, sì, sì. È importante. Abbastanza fondamentale. E allora, Toby, nostro manuale. Non mi ricordo le cose sul Giri e Ninja. Allora lo cerchiamo. Allora di prima di subito, secondo me tu ti pigli due di strife. Io ho questa sensazione. Secondo me dovrebbe essere due o tre di strife di base più quello che il master desidera. No, il giocatore poteva decidere di accettare una complica. No, quello non c'entra però. Opportunità, talenti, compromessi, smascherato. Ma dove diavolo è finito? A prendere il manuale, visto che questa sera ho il cartaceo davanti a me, arrivo preparato. Sì, ho tutto quello Ninjo che ho scritto. Pagina 38. Allora, è sempre difficile agire contro i propri sentimenti personali anche quando si obbedisce agli ordini. Quando un giocatore desidera che il suo personaggio agisca in opposizione al suo ninjo, dovrebbe aumentare il turbamento del personaggio di 3 o più a sua discrezione. Se questo rappresenta un sacrificio significativo per il personaggio, mettere da parte il proprio ninjo per ragioni onorevoli può anche procurargli un premio d'onore, come descritto in incremento di attributi sociali. Quindi dimmi tu, Master. Secondo me ti pigli lo strife. Ok, quindi prendo 3 di strife. 8, sì. E poi mi dirai se sono stato onorevole. Trebia. Ok. E niente, Master, quello che a livello tecnico almeno Soshi vorrebbe fare, e in realtà sì, penso anche Shosuro, è usare, cioè alla fine questa qua può contare come interludio per poter attivare sussurri di Lord Bayushi. Di Lord Bayushi, ok. Sì, perfetto. Allora dovreste fare intanto un tiro di composition, possibilmente su aria, se non sbaglio. Anzi, probabilmente prendo anche fuoco perché dovrebbe essere creativa come cosa. Sì. Dipende. Allora, dovreste fare un tiro di aria, secondo me, e composition. Okay. E una seconda che dovrebbe, cioè immagino che ci siano due lettere che vengono inviate.
Due? Sì. Due lettere, sì, sì. Se non ho capito male, voi avete intenzione di inviare due lettere. Sì, una al... cioè, entrambe allo stesso losco figuro, quello che mi assisteva durante il periodo al castello, una diretta ufficialmente al magistrato e una da far passare per i canali ufficiali. Quindi, se non ho capito male, intanto preparate la lettera e lo fate insieme. Preparate entrambe le lettere. Mm-hmm. Una deve essere fatta con aria e l'altra deve essere fatta possibilmente con no, entrambe con aria, direi. Entrambe con aria. Una a difficoltà 2, esatto. Una a difficoltà 2, l'altra a difficoltà 3. Ok. Posso dare supporto a Soshi? Assolutamente sì. Tu hai composition? Sì. Ok, quindi ho uno skill in più. E vado per la prima, allora, con aria. Io non ho moltissimo di composition, però... Allora converrebbe che sei tu che dai supporto... A... in realtà ho tirato e ce l'ho fatta. Ma c'ho okay. 5 di aria, quindi... Alla grande. 5 tonnellate di aria. Infatti... Okay. Quindi quella da 3 l'abbiamo fatta. Quindi prendo... Ok. Ti do dei punti di sutura, altro che... Ok. Vabbè, quella da 3 o quella da 2? Sì, tira quella da 3. C'è da dire il furbo alla esatto. Tira quello da 3. Tira quella da 3. Prima leggi il risultato allora, di quella da 2 che hai appena fatto. Ok, quella da 2 ho fatto due successi puliti perché era un successo con Strife e un'opportunità. Gli altri sì. Dadi erano tutti dei successi, ma non mi servono, quindi evito di prendermi Strife. Ok. Tiro anche per quella da 3, anche se l'avrei già fatto. Per il rotto della cuffia faccio due successi con Strife, un successo esplosivo pulito e mi tengo un'opportunità per pulire uno Strife, ottenendo quindi tre successi e uno Strife. Ok. Quindi la lettera che inviate la inviate a Soshi? O le invia Shutsuro? La lettera che inviate, le lettere che inviate sono firmate da Soshi o sono firmate da Shutsuro? Ma le firmiamo insieme? Io credo che le firmate insieme, ok. Certo. Le firmate insieme. Ci perfetto. Prendiamo responsabilità insieme. Entrambi. Che l'altra domanda che ho è: immagino che entrambe le lettere abbiano un sigillo. Una sì e l'altra no. È corretto? Beh, aspetta, allora. Quella col sigillo dovrebbe essere quella che passa per i canali ufficiali, giusto? Certo. Beh, teoricamente sì. L'altra deve passare in sordina, quindi. Sì. Ok. Quindi la lascerà in carta libera. Come si suol dire. Ok, va benissimo. Immagino che siano sia la differenza. Ok, benissimo. Fate il sussurro di Lord Bayushi. E sussurro di Lord Bayushi, mi ricordate cos'è? Un tiro di Void Skaldaggeri? Mi sembra di sì. Sai che non me lo ricordo. Cosa? Sì, sì. Dovrebbe essere... Adesso cerco nelle mie tecniche. Void Skaldaggeri. E anche in questo caso possiamo aiutarci, Master. L'abbiamo entrambi, se non ricordo male, come tecnica. Sì, sì, esatto. mi dovete dire voi chi fa il tiro. Adesso aspetta. Io direi lo farei fare a Soshi anche per ragioni di gioco di ruolo, visto che lei... 5 euro, sempre 5 euro, ok. Tu hai, immagino, Skaldaggeri, giusto? Quindi sì. Direi di sì. Difficoltà è 2, giusto? La difficoltà è 2, sì. Della è 2, sì. Ok, incrociamo le dita. Vedere Lord Bayushi Whisper, dammi un secondo. Sì. Ah, tanto per essere magari se lo prendo dal manuale giusto. Ok, Lord Bayushi Whisper. Allora, Lord Bayushi Whisper... Skaldaggeri Void. Perfetto. Sì, sì. Quindi Skaldaggeri Void, TN2, uno skill ring in più, tech. Vai. Perfetto. Ci sono
la bellezza di tre successi con Strife, due opportunità con Strife e un successo esplosivo con Strife. Valuto l'opportunità di prendere un po' di Strife e tenere le opportunità, ma fammi vedere. Aspettate, è un tiro di Void? Si applica la questione non ricevo Strife? No, sono in combattimento. No, sono in combattimento. Ok, perfetto. Non mi veniva in mente. Volevo con vedere. Il Void, le mie opportunità sono se scegli una skill, l'informant ha un numero di rank in quella skill uguale al tuo school rank. E può fare check con quella skill per assisterti fino alla fine della scena. Allora, Master, io mi piglio tutto lo Strife e te la giocherei così, nel senso, tu Bayushi, vedi Soshi estremamente agitata comunque nel fare questo, capisci? Aspetta, che aspetta, la narro io come avviene. Ah, ok, e ti dico, e però aspetta, faccio, che cosa utilizzerei i due, le due opportunità. Userei le due opportunità per dare al nostro bellissimo messaggero Subtle abilità, è survival quella per viaggiare veloce, giusto? Sì. Abilità in survival pari a 4 per farlo viaggiare più veloce, perché la mescur rank è 4. Ok. Quindi, cioè, troviamo un tizio che è... Calma. Che è bravo e veloce. Calma, Giuseppe. Quello che succede è la seguente cosa, che finite di comporre entrambe le lettere, le richiudete e una viene apportato il sigillo della famiglia Soshi. Si può mettere solo un sigillo. Certo. Non se ne possono mettere due. Okay. Immagino che sia Soshi quello che mette il sigillo. Sì, assolutamente. Non possiamo mettere quello direttamente del clan Scorpione, vero? No, no. È il tuo sigillo personale. Dopodiché vedi Soshi accendere una lanterna con la carta che circonda la lanterna quadrata, che è bianca, e la appende fuori la stanza. Come da istruzioni avete ricevuto? Probabilmente dopo circa l'equivalente di 45 minuti vedete una figura dietro la porta che vi chiede il permesso di entrare. Quello che entra è un uomo probabilmente sulla trentina d'anni, che già per gli standard di Rokugan è abbastanza anziano, con capelli molto diradati, una dentatura decisamente non perfetta ed è palesemente un pescatore. Si inginocchia in maniera reverenziale davanti a entrambi. Voi siete seduti, immagino, uno di fianco all'altro, con il set da scrivano, che è una scrivania con le gambe più basse, e entrambi gli incartamenti posti uno davanti all'altro. L'uomo in maniera reverenziale e assolutamente deferente si inchina e dice: miei signori, sono venuto non appena mi avete convocato. Come può questo umile servo assistervi? Lascio parlare Soshi, ovviamente. Consegnerete queste due missive a Toshi non Aisho. Non consegnatele all'ingresso, ma al nostro uomo all'interno. Non mi ricordo il nome, aiutatemi. Vabbè, al nostro uomo all'interno, capirò. Mm-hmm. Dategli precise istruzioni affinché una venga consegnata all'onorevole magistrato che governa queste terre, mentre l'altra dovrà poi, solo allora, essere fatta passare davanti alle guardie e seguire l'iter normale delle missive. Detto questo, Master, un attimo, un punto di domanda. Che tavolo abbiamo teso? Io ho una domanda per te.
mi è venuto il dubbio, che trappola abbiamo teso? Perché ne abbiamo parlato di una trappola tesa, ma non abbiamo detto quale trappola. Ah, non lo so, me lo dovete dire voi. Riflettivo adesso a questo appunto. No, perché per me, entrambe le lettere per il momento sono pressoché identiche. Una è scritta meglio e l'altra è scritta abbastanza meglio, ma non ho capito qual è, dove sta il mislead e che cosa volete, che cosa no, volete che... fare. Vorrei fare anche una parentesi. Abbiamo mandato... Dunque, in realtà, se non ho capito male, la volontà del gruppo è quella di partire al più presto alla volta della nostra nuova destinazione. Invece l'idea è quella di far credere che noi stiamo restando all'interno di questo villaggio, che è Botsumara, non mi ricordo adesso come si chiama, all'interno di questo villaggio a investigare, questo per rallentare chiaramente i rinforzi ai nostri avversari. Questa cioè, l'idea questa che è la passare davanti a però tutti. Questa è l'idea che mi ero fatto. Una scelta migliore. Il villaggio è Oshimura intanto. Ah, Oshimura, Oshimura. Ok. Ok. Quindi, se non ho capito male, c'è una lettera che dice noi stiamo andando verso il tempio. E questa va diretta è quella vera. Al daimyo, sì. E va diretta al magistrato. Sì. L'altra, che è una lettera comunque, immagino che il mislead sta... nel dare false informazioni. Esatto. Quindi se loro non si aspettano che stiamo arrivando, non chiameranno rinforzi e noi troveremo meno gente ad aspettarci. Esatto. Teoricamente. Okay. Ma questa lettera a chi è indirizzata? È sempre indirizzata al magistrato, ma okay, passerà per i canali normali, quindi probabilmente verrà letta dall'infiltrato del Vento Nero. Voglio capire perfettamente che cosa succede. Una lettera deve essere necessariamente inviata direttamente al magistrato. Esatto. E deve essere consegnata dal vostro uomo al magistrato. Esattamente. Okay? Nella quale si dice sostanzialmente quello che effettivamente faremo e che comunque... E basta, quello che effettivamente faremo. Immagino che questa lettera dica al magistrato distruggete la copia di questa lettera una volta letta. Absolutely. Ok. Stile gadget, questa forma lettera si una, esattamente. Faccio, scusate, lo scorpione che in me lavora. Sì. Immagino che all'interno avvertirete il magistrato che arriverà una seconda lettera dove per fuorviare i sospetti o comunque le attenzioni di qualcuno che lo tiene d'occhio, questa lettera arriverà una seconda lettera che è completamente contraddittoria, ignora la seguente lettera. Esatto. Ecco, giusto, okay. Me ne stavo giusto dimenticando, nella lettera al magistrato ovviamente vi è scritto che c'è qualcuno infiltrato nel palazzo che è in grado di raggiungere tutte le sue lettere, quindi di... non gli diciamo direttamente guarda che stiamo cercando di... raggirare i nostri nemici, gli diciamo guarda che siccome sappiamo che ci sono nemici al palazzo, tieni conto che questa lettera è una lettera fatta in modo per depistarli e per evitare che loro ci prendano di anticipo, come è successo fino adesso tra l'altro. Tutto chiaro come la notte. Perfetto. La seconda, esatto, come la notte. Come una notte piovosa. La lettera che depista. Cosa dice quindi? Che voi state ad Oichi Omura e state ancora investigando su il culto e il Vento Nero. Esattamente, che resteremo qui. Non sappiamo nulla, non sappiamo dove andare, ci stiamo investigando. Siete meravigliosi. Perfetto. Una lettera deve essere consegnata direttamente da un popolano nelle mani del magistrato. Dovete trovare però una maniera per cui il magistrato riceva il popolano, oppure assicuratevi che il popolano entri nelle stanze del magistrato e lasci la lettera lì. Noi abbiamo io ho dato istruzioni che la consegni al servo che serve presso Toshinanaisho
che quindi potrebbe essere un la, po' più la lettera, la lettera che mi sta a cuore in questo momento è la lettera vera. Come esatto. La riceve, come la riceve Ikoma Fujita? Allora, in realtà penso che chiunque porti una lettera con un sigillo di uno Yorigi, penso che dovrebbe essere quantomeno accettato, penso. Aspetta, ma la lettera col sigillo è quella che deve passare normalmente, quindi ci importa meno. Sì, tu stai parlando della lettera quella... La vera, vera, vera. Vera. No. Certo, la lettera vera, vera è quella con il sigillo, quella falsa, falsa è quella senza sigillo. Perché la vera, il vostro vera... No. Esatto, quella vera esatto, è quella con il sigillo, per il semplice motivo che il vostro onore precipiterebbe in maniera vertiginosa se voi date delle informazioni false a come si chiama, anche perché Ikoma Fujita guardando una lettera che non ha il vostro sigillo e che dice queste informazioni, probabilmente non crederebbe alla lettera vera, ma crederebbe alla seconda, se la seconda ha il sigillo, alla falsa. Ah, è un po' complicato, vabbè, si può mettere il sigillo a tutte e due? Ha un senso. Beh, si può mettere il sigillo a tutte e due? Si può mettere il sigillo a tutte e due? Una domanda. Per me non è un problema, non è un problema mio. Il vostro onore è quello che... Alla fine potete far credere senza sigillo la vostra scusante. Scusa, no. Aspetta, la vostra scusante è non avendo un sigillo. Tu dici, ma c'è qualcuno che ha interpretato la mia calligrafia, non c'ha neanche il sigillo. E una volta scoperto chi legge le lettere, hai modo di dire siete dei babbi, siete dei creduloni, perché io non ho mai firmato questa lettera, a meno che voi non vogliate mettere entrambi i sigilli, e per me non è un problema, però pensateci. In realtà c'è una cosa che solo Ikoma Dono sa: nella lettera vera, cioè vera falsa, quella falsa falsa, sì. Io scriverei una sottile allusione, cioè neanche troppo sottile, alla serata, cioè nel senso scriverei qualcosa sul corridoio dei sussurri. Ti ricordi che me l'aveva nominato lui stesso? Sì. Una notte ed eravamo solo io e lui. Sì, assolutamente. Quindi un cosa dite nella lettera falsa? Quindi, oltre a dire questo, accusate qualcuno, fate cadere i sospetti su... No, nella lettera falsa semplicemente diciamo che restiamo qui nel villaggio, che ancora non abbiamo trovato il bandolo della matassa e che quindi dobbiamo ulteriormente investigare sul vento nero e su quant'altro. No, questa è la vera, cioè la vera falsa. Ah! Questa è la lettera falsa. Questa è la lettera falsa, falsa, falsa. Ok. Dove poi chiamiamo la lettera col sigillo e lettera senza sigillo. Sta venendo un aneurisma, ragazzi. Ok. Però aspetta, qual è la lettera col sigillo? Quella vera vera o quella falsa? Allora, sembra la fermi, facciamo, di fratti, facciamo distinzione. La lettera senza sigillo è quella che viene consegnata direttamente in mano ai Coma, è quella che reca scritto appunto la vera destinazione del nostro viaggio, è quella che reca scritto il momento trascorso tra me e Ikoma Dono da soli e che quindi testimonia quello, il fatto che sia io stessa a scriverlo. L'altra lettera, quella col sigillo, arriverà alle porte e sarà piena di fandonie sul fatto che non lo sappiamo un cazzo, che siamo fermi alla città, che continueremo a indagare, eccetera. Okay. Ho riassunto. Hai riassunto bene. Vabbè. Per me va benissimo, ok. Così. Siamo talmente scorpioni che ci siamo incartati tra di noi. Mamma mia, se vi siete incartati, perfetto. L'uomo prende entrambe le lettere e dice: saranno al più presto entrambe a destinazione. Fa un inchino e dice: se non c'è altro, io partirei adesso. Io direi di farci ricapitolare se l'uomo ha capito bene cosa vuole fare. Sto scherzando, assolutamente no. Okay. Va bene. Fa un inchino e chiede praticamente di essere congedato. Sì. E chiudo qui la vostra scena. Okay. Passo a il buon... Mamma mia.
passo al buon Agasha. Agasha lascia i due scorpioni e Mirumoto e Akodo e si dirige verso la zona dove è tenuto in gabbia il Takeshi era il nome dell'unicorno. L'uomo è all'interno di quella che è una piccola casa, un piccolo deposito attrezzato a prigione. Due guardie lo piantonano e quando tu arrivi ti fanno spazio e ti lasciano entrare. Ok. Immagina che la stanza sia scarsamente illuminata, con gran parte della prigione è in penombra, anche perché le luci vengono praticamente dal sole che sta tramontando, e fai conto che l'uomo è seduto in quella che è adesso la cella, in un angolo. Qual è la sua reazione al vedermi entrare? Sembra non battere ciglio. Vediamo. E dire che mi sarei dovuto preparare cosa dire esattamente, però non l'ho fatto. Non saresti... Allora, master. Dico, non saresti tu se te lo fossi preparato. Ah, molte grazie. Allora, direi che sto iniziando a prendere un po' troppo tempo, dato che devo pensarci meglio su cosa dire, master. Quindi penso che forse è il caso che continui con Mirumoto e Akodo. Ok, l'uomo sembra... Aspetta solo un secondo. L'uomo sembra avere lo sguardo perso nel vuoto e probabilmente mosso da sentimenti abbastanza contrastanti. Alla fine gran parte di quella che erano le ultime speranze di rientrare all'interno del clan sono svanite, quindi è palese che la delusione di una vita si sia come dire dipinta su un volto affranto e sconfitto. L'uomo Aspetta, l'uomo sembra tornare in sé quando ti vede e ti dice: Agasha Sama, cosa posso fare per voi? Dimmi una cosa, per quale ragione sei stato... per quale ragione sei... anzi no, in quali circostanze... avvenuto che sei diventato un Ronin Takeshi? Ho deciso di diventare un Ronin perché non approvavo la vita sregolata di quello che sarebbe dovuto diventare il mio signore. Una volta che quello che era il mio signore ha raggiunto i suoi antenati. Purtroppo l'oppio rende gli uomini deboli. Hai deciso di lasciarlo quando ne... Ti hanno deciso di abbandonarlo quando ne aveva bisogno di te?
Io sarei dovuto essere il suo Yojimbo, ma ho scelto per me un altro cammino. E quando ti sarebbe stato dovuto essere dato la promessa di tornare a far parte del clan dell'unicorno, come pensi che saresti stato accettato dai tuoi antichi compagni? Dice, e lui risponde, ci pensa su e dice: avrei servito fedelmente Moto Kyumin. Fammi ci pensare, ok. E quindi... E su qual... No, una cosa. Hai pensato che noi fossimo membri del Vento Nero senza sapere niente, ricevendo tante informazioni da questa corrispondenza, vero? Oppure c'era dell'altro che ti ha fatto pensare questo? Beh, abbiamo ricevuto anche dei soldi, abbiamo ricevuto anche dei Koku che hanno la fattura e le fattezze del clan, sono genuine e sembrano essere del clan dei figli di Kirin, dell'unicorno. E non può aiutarci in nessun modo perché possiamo risalire a chi possa essere legato al Vento Nero, però ne abbiamo già parlato prima. No, non può dirvi di più. Sono stato un ingenuo ed è giusto che paghi per i miei errori. Mi dispiace aver condotto uomini valorosi nel più profondo dei disonori. Non una volta, ma ben tre volte. Tre volte? Aspetta, Master, fammi ricapitolare. Quella volta in cui ci ha attaccati a... Qui, no, la prima è perché... No, la prima è perché ha deciso di allontanarsi dal clan. La seconda è quando vi ha attaccato qui, e la terza è... E dimmi una cosa. E questo qui, Master, una volta che glielo chiedo, vorrei anche fare un tiro di sentimento per vedere la sua reazione. Ok. Anzi, no, prima vorrei sapere se quello che ha detto fino adesso è effettivamente la verità. Cioè, se il mio personaggio crede che sia genuino. Quindi dovrebbe essere un tiro a difficoltà 3 a difficoltà 3, e ti dico anche di più, dovrebbe essere acqua, se non sbaglio, e cortesi. E se qualcuno mente, penso che fosse acqua. Quale? Sicuro. Acqua sicuro? Aria acqua forse, sicuro. No. Acqua e observation. Non è aria intensa. Sì, però ti pare che fosse aria o fuoco. Senti, aria senti. Sì, ho sempre fatto aria senti. Aria senti. Sì, scusate. Oh, ok. Mamma mia, la beffa. La beffa che mi... di questo tiro. Cosa hai tirato, giovane? Ho fatto due successi. Hai fatto due successi. C'è qualcosa che non ti convince. No, va bene. Esattamente, c'è qualcosa, posso sapere... Che cosa
non fa convincere Agasha di questa persona, oppure... Beh, Agasha ha fallito il tiro, dimmi tu che cosa non fallisce il tiro. Perché ha fallito il tiro? Penso che la sua interpretazione sia che abbia preferito... Cioè, nel senso che abbia lavorato principalmente non per... Esattamente per l'onore del clan, ma principalmente per i Goku che hai ricevuto. Sicuramente. Ok. Adesso è un momento. Sai, lo Yojimbo di una. Lo Yojimbo di quello che potrebbe essere il governatore della regione. È senz'altro un ruolo prestigioso, quindi. Ok, comunque, da parte questo, Agasha. Tiene in mente questa cosa e dice e cosa sai dirmi della Shugenja invece? Come trovo piuttosto curioso che una Shugenja diventi un Ronin, dopotutto sono piuttosto rari, no, dopotutto coloro che sono usciti dai Kami sono piuttosto rari. Non è così raro quanto credete. Vediamo. A questo punto devo pensare cosa. Come si comporterebbe Agasha a questo punto. D'accordo. Dimmi, quale pensi che sarebbe la punizione giusta per te? Lui dice quello che vi ho chiesto è quello che desidero veramente, una morte onorevole. E non vivere sotto questo disonore. Una morte onorevole. Vediamo, supponendo che... Oddio, ancora in Agasha, quest'uomo sei convinto che ti abbia mentito? Già. Sei sicuro che Agasha lo vorrebbe con sé? Sto pensando esattamente a quello, infatti. Ok, dopo aver finito questa sua affermazione, Agasha lo squadra e dopo di questo dice... Temo che le tue motivazioni non siano le più genuine, Takeshi. Dopo aver detto questo si volta ed esce dalla prigione. Ok. Che le fortune abbiano pietà di te. E dopo di questo, non avendo granché altro da fare... penso che tornerò all'albergo. All'albergo, okay. Sì, dove... La sala da te. La casa sì. Da te. Ok. Passo ad Akodo e Mirumoto. Sì. Voi siete usciti e state andando a cercare un passaggio, immagino, verso dove? Io credo verso Mokumura, a meno che Mirumoto non dica spiaggiamo ancora più vicino nella natura selvaggia, non ne idea. No, penso che farei la cosa, cercherei di suggerire anch'io la via più diretta, ecco. Ok, molto probabilmente la maniera più veloce è quella di lasciare, di prendere un'imbarcazione e risalire il fiume. Itochu fino a Mokomura. Probabilmente sono un paio di giorni. In alternativa è una settimana di cavallo da qui, seguendo abbastanza rapidamente il corso del fiume come punto di riferimento, e poi probabilmente trovare qualche cosa che vi possa portare dall'altra parte del fiume verso il villaggio del fiume.
Beh, no, insomma, eravamo rimasti di cercare di fare il prima possibile, no? Ok, esattamente. Perfetto. Quindi siamo completamente all'oscuro delle sordide trame dello scorpione, quindi va bene così. Beh, questo è normale. E quindi andate, è giusto che sia così. Andate a, infatti. A cercare dove? Ditemi voi. Potete chiamare il più anziano del villaggio, che è teoricamente il capo, l'equivalente di un borgomastro, e dire: abbiamo bisogno di un'imbarcazione perché dobbiamo raggiungere Mokumura velocemente. E lui ha il dovere di darvi o farvi avere un'imbarcazione e chiedere probabilmente a dei pescatori che vi portino lungo il fiume. Ma io preferirei avere un approccio più discreto e suggerisco ad Akodo se possa essere più utile andare direttamente. Papà, giocate nel ruolo. Sì. Akodo-san, non so quante orecchie e quanti occhi possano servire in realtà più padroni in questo villaggio. Magari andare direttamente da un borgomastro potrebbe in qualche modo anticipare la nostra mossa alle persone che stiamo andando ad incontrare e a sorprendere. Non so, potrebbe essere utile cercare di avere un approccio più discreto, forse, anche se sempre chiaro nell'intento, cioè andare a risalire il fiume con i nostri compagni. Che ne pensate? Onorevole Mirumoto, sono completamente d'accordo con voi, anche perché mi avete già fatto notare alla casa da te che qualsiasi comunicazione, diciamo, visiva, esplicita, può avvisare chi dobbiamo combattere. E l'unico momento in cui abbiamo sorpreso chi ci sta, diciamo, discretamente seguendo è stato quando ho avuto un moto impulsivo. Quindi sono completamente d'accordo con voi. La cosa migliore a questo punto è andare direttamente verso il porto e vedere se c'è qualche giovane pescatore o, se vogliamo, delle braccia giovani per remare più velocemente, o qualche anziano e saggio pescatore, se vogliamo usare la saggezza degli uomini di fiume, in modo da chiedergli di preparare la barca e l'indomani mattina. O dite che dovremmo partire direttamente stanotte e dormire sul fiume? Beh, di notte, la notte è il teatro ideale per coloro che giocano nelle ombre, magari cercando di produrre un esito ambiguo che si allontana dalla schiettezza e dalla purezza della via indicata dal Bushido. Sono certo che tutti noi vorremmo al meglio evitare di essere fraintesi nel nostro intento, nelle nostre azioni, come dei volgari criminali o degli ambigui personaggi che in realtà non siamo. Siamo qui per rappresentare l'imperatore e la giustizia del Rokugan, quindi sono certo di parlare a nome di tutti i nostri compagni nel promuovere un'azione chiara, sotto la luce del sole e non fraintendibile. Con questo non voglio dire a Godosanna che dobbiamo peccare di strategia,
ma di certo alcune tattiche sono non si addicono a chi persegue gli ideali più giusti, non trovate? Ti rispondo anche in maniera con una frase un po' che potrebbe essere ambigua, perché ti rispondo: sono d'accordo con voi, non ho alcun dubbio sul nostro onore. Quel nostro può essere inteso ovviamente nostro per il gruppo, sia nostro, mio e tuo. Poi sta a te decidere come lo interpreti. E quindi ti dico, beh, sempre, poi aggiungo, sempre pensando a chi ci segue, ci ascolta, forse allora conviene non andare adesso ad approntare, ad avvisare un pescatore di approntare una barca e lasciare aspettare l'intera notte e partire domani mattina. Forse conviene farlo domani mattina sul presto, in modo che così sia una cosa improvvisa. Bello, devo dire che mi piace molto questo vostro spunto, Kodo-sanna. Sia così allora, magari sfruttiamo questa passeggiata in mezzo alla gente per dare uno sguardo al porto e capire magari quali sono i movimenti delle barche e dei pescatori, dove sono okay. diretti. Sì. Ho bisogno che voi facciate un tiro di labor water a difficoltà 3. Labor water oppure labor? No, non c'è oppure, è labor water, punto. Allora, io ho rollato un successo esplosivo con strife, un successo con strife e un'opportunità. Vado a rirollare il successo esplosivo. Faccio okay. un'altra opportunità con strife, sicuramente posso utilizzare le... Quindi ho fallito il check e con le due opportunità, però mi sembra di poter... Tanto è cambiata la scena. Mi posso segnare 3 strife dopo aver dimozzato i precedenti. È fallito comunque. Ma... Sì, ma è comunque fallito. Sì. Sì, però era per sfruttare opportunità, Master. Allora, vorrei provare a cercare un dettaglio fisico presente in questo ambiente non direttamente correlato con il mio check che riguardava la organizzazione dei barcaioli, delle barche dove vanno a lavorare. Ok. Tiro io e poi dai tutti i risultati oppure dai primi tira risultati? Tira anche tu e poi do tutti i risultati, perché per adesso non avete molta idea. Ah, ci sta che Mirumoto non abbia molta dimestichezza con le barche e dimensioni. Ah, perché invece a Godo... Assolutamente, e anche a Godo non ha minimamente idea, perché ho fatto un successo e 2 opportunità con Strife. Le opportunità praticamente, adesso vado a vedere come le uso, 2 secondini. Se non sbaglio posso ridurmi anche la fatigue con le opportunità di acqua, giusto? Puoi ridurti la fatigue, ma prendi comunque strife. Sì, certo, sì. Allora faccio così, guarda, perché con un'opportunità io prendo, con un'opportunità tolgo i due strife, quindi è come se non ce l'avessi. Con l'altra opportunità riduco la fatigue di 1. Ok. No, non puoi. Perché tu con riduci, prendi comunque 1 strife. Mi pare che con un'opportunità di acqua puoi ridurre 2 di strife, mi pare. Forse ricordo male, io vado a vedere. Mi sembra che tu ne riduca 1, però va bene.
Aspetta, okay. Aspetta, guarda, tranquillo, non è un problema, non è un problema, vai tranquillo. Vado a vedere, intanto tu ruolo subito tranquillo. Io, visto che ho, come si chiama, visto che ho lo schermo. Allora, master. Posso ridurre di 2 il turbamento. Uso, hai ragione tu, le uso per ridurre la stanchezza, annullare direttamente la stanchezza presa. Ok. Ma fondamentalmente vedete che gran parte delle barche in questo momento sembrano essere uscite, quindi non ce ne sono moltissime. I pescatori vi guardano e sono abbastanza incuriositi che voi siate lì e vi sorridono. Ma in questo momento quello che trovate fondamentalmente non è sembrano tutte piccole imbarcazioni non sufficienti a tenere confortevolmente 4 samurai, i loro bagagli, e eccetera eccetera. Quindi sono imbarcazioni abbastanza piccole in questo momento. E potreste prendere un'imbarcazione, ma comunque dovreste chiedere di dormire durante fermarvi, cioè non vi sembra così rapido il viaggio, più che altro da un rapido assessment che fate sulle imbarcazioni locali. Quindi ci sono delle imbarcazioni, cioè alcune imbarcazioni sono comunque sul fiume, ma di notte. Ok. No, sono quelle poche che ci sono, perché ancora sono fuori o sono praticamente uscite. Le poche che ci sono imbarcazioni abbastanza piccole, quindi barche da probabilmente 5 metri neanche, dove dovreste stare tutti e quattro in, come si chiama, in barca con i vostri bagagli, e non è che siate proprio comodissimi. Sì, quindi qua sono delle piccole, però hai detto ce ne sono alcune imbarcazioni che sono ancora fuori. No, quindi per adesso non lo sai se quanto grosse siano. Quindi sì, ovvio, la barca non sembra così veloce, ok, come scelta. Oddio, guardo Mirumoto e gli dico... ci sono le barche che vediamo, sono troppo piccole per contenere tutti quanti, però ovviamente possiamo chiedere più imbarcazioni e più barcaioli. Non è detto che dobbiamo stare tutti nella stessa barca piccolina, anche perché appunto non ci staremmo. Come pensate altrimenti di procedere? Beh, indubbiamente potrebbe essere utile viaggiare su un paio di barche, ecco, questo sì. Master, io ho scoperto qualche dato interessante. In che non senso, scusami? Più. In che senso per, un dato interessante? Per i due opportunità, o mi sono perso? Non ho capito come le spese. Per cercare un dettaglio fisico interessante presente nell'ambientazione, non direttamente correlato al check, che era quello di capire l'organizzazione dei barcaioli e delle barche. Quello era il check. Molto probabilmente ci sono o dei mercanti, ci sono delle barche che sono le barche di mercanti che portano il pesce verso Toshinonaisho, e altre che sono invece proprio imbarcazioni da pesca, quindi così questo è quello che immaginate. Barche di mercanti in questo momento ci sono, ma non sembrano essere attive. Probabilmente il posto migliore sarebbe andare in taverna in questo momento, e non solo. Prendere 4 barche
per farvi trasportare senz'altro da Nell'O. Oh, molto interessante questa cosa. Molto interessante. Beh, lo rappresento da Codo. Dico, mi sentite? Sì, sì. Sì, sì. Okay. E a Codo-san, mi viene un sospetto. Dovendo requisire tutti gli effetti più di una barca, la cosa non passerebbe inosservata. In effetti siamo dei samurai che rappresentano l'imperatore e la giustizia, che già sono drammaticamente evidenti nel contesto sociale qui presente. Requisire troppe barche insieme non può non dare nell'occhio. Forse, malgrado tutto, potrebbe convenire partire via terra a costo di arrivare un po' più in là. Mi dici anche il dettaglio delle navi mercantili oppure no? Sì, 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 certo. Sì, ragazzi, vabbè, però giocatela di ruolo. Ok. Ma siccome non me l'ha parlato di ruolo, per quello che per chiedevo... No. Allora, se tu mi dai anche il dettaglio della nave mercantile, dico... io non ne ho la minima idea se le navi mercantili sono più grosse rispetto a quelli dei pescatori. Non ci rinuncerei così tanto facilmente ad andare via fiume. È un modo di muoversi troppo molto veloce che ci favorirebbe tanto. Bisognerebbe vedere se troviamo un mercante da qualche parte, perché a quanto pare mi hai detto che ci sono delle navi mercantili, ma sono lì arriva. Sì, in questo momento arrivate. Sì, sono leggermente più grosse. Arrivate. Sono leggermente più grosse, probabilmente sì, sono arenate. Arenate, okay. Sono ormeggiate semmai. Ormeggiate. E sono più grosse, ok. Sono leggermente più grosse, sì. C'è un qualsiasi pescatore popolano lì intorno che magari sta rimettendo le reti in ordine dopo sì. Il pescato? Sì, sì, assolutamente. Ok, allora dopo che ho parlato così con Mirumoto, vado da un pescatore che vedo magari vicino e mi rivolgo a lui dicendogli... Buonasera, avrei bisogno da voi di una informazione. L'uomo si inchina e ti fa un inchino molto 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 profondo e dice: come posso esservi utile, onorevole samurai? Mi rivolgo a lui e gli dico: vedo qua barche di vario genere e mi incuriosiscono soprattutto quelle grosse barche. Immagino servano a trasportare merci, giusto? Lui annuisce e dice sì. Sono mercanti. Quale di queste? Da quanto tempo fai il pescatore? Ti intendi, immagino, di barche? Tutta la mia vita. Quale di queste? Puoi seguici. E quale di queste ti sembra quella più solida? E quale di quelle più solide è... diciamo manovrata dal migliore dei navigatori. Lui ti spiega, accompagnaci pure, raccontaci le varie barche, i difetti, i pregi e dacci il tuo giudizio. Ok. Lui dice che gran parte, vi spiega che gran parte dei pescatori di Oichimura
ha deciso di, negli ultimi probabilmente 7-8 anni, di abbandonare le attività di pesca e darsi fondamentalmente all'attività di commercio. Oishimura è praticamente un villaggio la cui economia era fondamentalmente basata sulla pesca. Molti hanno deciso di trasportare merce perché è probabilmente più redditizia. Lui ti dice che più o meno tutti quanti sanno navigare il fiume senza grossi problemi, a meno che d'inverno o in primavera, quando il fiume magari si ingrossa, ma grossi problemi non ce ne devono essere. Grossi problemi non se ne verificano così tanto durante il resto dell'anno. Quindi dice, in questo momento l'Itoshi è abbastanza placido. Probabilmente gran parte delle barche sono solide abbastanza da. Poi si gira e dice, ma cosa dovete trasportare? E dove dovete andare soprattutto? Di questo ne riparleremo domani mattina, non vi interessa attualmente. Lui si inchina quando lo dici. Quindi mi stai dicendo che insomma maggior parte di voi siete ormai mercanti. Verso che ora le barche vengono messe in acqua? Ma di solito andiamo a pescare, i pescatori escono di notte e si spingono più a nord. Di certo alcuni preferiscono andare verso il lago Tsunegawa, dove solitamente c'è maggior affluenza di pesci. E non mi interessa delle persone che vanno a pescare di notte, mi interessa più che altro domani mattina, quando le barche saranno, soprattutto quelle mercantili, saranno messe in acqua. Vi rifaccio la domanda se non l'avete compresa. Domani mattina le barche mercantili quando saranno rimesse sul fiume? Ma una volta che probabilmente si attiveranno alle prime luci dell'alba, quando i pescatori ritorneranno e ci sarà la vendita del pesce. Quindi il mio consiglio probabilmente è di farvi trovare in quella che è la piazza del mercato e probabilmente parlare con dei mercanti, oppure andare alla casa di sake e probabilmente chiedere ai mercanti adesso di farvi trasportare se state cercando un passaggio. Ok, guardo Mirumoto se vuole aggiungere qualcosa. No, io invece cerco di farmi, senza mancare di rispetto, cerco di farmi trovare distratto, come se la cosa non mi interessasse. Non ti interessasse, ok. Esatto, senza mancare di rispetto, come se fossi interessato a particolari di quel posto, come se fosse proprio un'iniziativa. Ok, sarà bellissimo spiegare a Soshi che deve... Sarà bellissimo spiegare a Soshi che deve viaggiare in un peschereccio. Esattamente. Per me... Ma soprattutto al resto del gruppo anche. Speriamo tutti quanti di onore, probabilmente. No, di onore no, però... No, per quanto mi riguarda... No. No. Per quanto mi riguarda, io sono ancora contrario a viaggiare in barca. Giustamente a Godo ho fatto di sua iniziativa una cosa che si sentiva di fare, giustissimo. A me non andava dal punto di vista strategico di far vedere che ci fosse un interesse proprio
acclarato, preciso, già definito di prendere le barche e quindi, siccome non mi fido di questa persona, non mi andava di sputtanarci, tra virgolette. Ok. Quindi questo è il Infatti io motivo alla ho base dato della cosa. però l'hai quindi. accompagnato, Scalda, ti dico questo. Tengo in considerazione che l'hai accompagnato. Perfetto. Però Ancora non siete partiti. lei si è mossa verso quella persona per parlarci. Io no, io ho Ah, ok. fatto altro, quello ti volevo dire. Va bene. Proprio apposta. Ecco, ti tengo. Io infatti non so nulla di quello che lei ha detto a quello, sempre possiamo fare senza problemi. Ma io proprio dopo che io le ho detto che secondo me era sbagliato per questo motivo, per l'intuizione che avevo avuto, se vedo che lei va a parlare per parlamentare, insomma, qualcosa, per Sì. me è Quindi sbagliato, io non ci immagino che vado. quando Acodo ti dica avete altro da aggiungere, Mirumoto sia probabilmente 4-5 passi più indietro rispetto ai due. Sì, non ho proprio Ok. seguito io. Ok. Sì. Detto Benissimo. questo, allora lo saluto, lo lascio alle sue faccende, appunto. Continuate pure il vostro lavoro e passate una buona serata e un buon riposo. Vi ringrazio. Lui fa un inchino e continua a ritorna a quello che stava facendo. Siete voi Allora, due. torno da Mirumoto, che a questo punto vedo che ho visto che era lontano. E un po' sorpreso gli chiedo come mai non mi avete seguita nella conversazione. Intanto magari penso che, non lo so, non credo che siamo fermi, credo No, ma che... penso che state camminando su quella che è la riva del fiume. Sì, immagino, esatto. Beh, sì, penso di sì. Ma, beh, Mirumoto risponde dicendo Akoto-san, lungi da me il voler tarpare il vostro volo e le vostre ali. Non era mia intenzione fermare il vostro approfondimento, ma per quanto per quello che vi avevo accennato prima, secondo me continuo a essere più, mi viene ad essere un po' più prudente alla luce di tutte le disavventure che ci hanno caratterizzato, che hanno caratterizzato le nostre azioni laddove siamo stati più o meno palesi, sia nei confronti dei nostri nemici sul posto, sia nei confronti di chi da lontano può aver saputo direttamente da noi tramite le nostre lettere, i nostri passi intercettandole. Ecco, quindi è un momento in cui mi viene da essere più cauto, non per questo rintanandomi nelle ombre, ma cercando di operare il massimo della scrupolosità nell'evitare di prestare il fianco al nemico. Il nemico ha orecchie e ricordiamoci che questo è un villaggio di mercanti. Che Viaggi veicola pescatori. fuori di pescatori, dove abbiamo scoperto, correggetemi se sbaglio, che da dove partono pure la finta giada, in qualche modo con tutti gli affari mercantili, o no? Mi sbaglio? Sì. Ecco, quindi automaticamente siamo nel cuore pulsante del traffico corrotto veicolato dal vento nero. Quindi qui a Kodosan, secondo me dovremmo cercare di essere volare il più basso possibile. Ecco, mi permetto di dire, Mirumoto-san, però. io penso di se stavate al mio fianco, penso che avreste ascoltato la conversazione. Credo di essere stato abbastanza discreta e nel non dare informazioni. Mi è stato chiesto in effetti
dove dovevamo andare e cosa dovevamo trasportare, ma non ho dato alcune informazioni in fondo al popolo, ai popolani, non è compito loro sapere ciò che facciamo. E quindi già lì, non sapendo dove dobbiamo andare, sì, eventualmente possono riferire che prendiamo delle barche, ma per Faccio notare che andare. comunque se qualcuno vi ha notato, cioè se qualcuno vi tiene d'accordo, vi tiene d'occhio, avete chiesto delle informazioni su delle barche. Certo, appunto, per andare Ok. dove? Per andare dove? Potremmo No, tornare verso Toshino Naisho, potremmo anche ritornare, oppure siete verso. arrivati a cavallo, Domenico, qui. Lo so, però per esigenze non possono sapere. Se magari per esigenze i cavalli li rimaniamo qui, abbiamo qualche bisogno urgente di tornare a Toshino Naisho. Assolutamente sì. Ok. Non possono sapere nulla. Dei nostri movimenti, non ho dato una destinazione. Quindi, che cosa succede, ragazzi? Quindi boh, io gli dico eventualmente, ripeto, se vogliamo avere il vantaggio del tempo, domani mattina parliamone, domani mattina al mercato potremmo trovare dei mercanti disponibili o semplicemente, beh, visto che sono barche di uomini del popolo, a requisirla direttamente con dei pescatori che si trovano al porto. In fondo sono il popolo, gli Enin, sono nati per servirci nei nostri compiti più elevati. Proprio per stare agire tempestivamente. Parliamone poi alla locanda, alla sala del tè con i nostri colleghi, anche se credo che io ormai dopo un mese, dopo 6 mesi che lavoriamo assieme, penso di aver capito che a Soshi non piaccia stare con dei popolani, quindi penso di No, ma giusto. è proprio sbagliato. Sì, ma non solo, ma è proprio sbagliato secondo te. È già non molto, molto normale che voi viaggiate con una barca che sa di pesce e porta pesce. Non è proprio la cosa più nobile, però Degli aiuti perché non dobbiamo potete giustificarla con. Sì, potreste giustificarla con gli tipo uti. Gli sarebbe una presa uti. in onore e un guadagno in duty, Esatto, vero? si ribilancerebbe con questo. Comunque dico, non penso che la nostra collega Soshi-san sia molto intenzionata comunque a viaggiare in una barca di quella fattezze. Comunque, se aspettiamo il giudizio di tutti e torniamo alla sala del tè. Ok. Quindi vi ritrovate per cena nel frattempo il borgomastro si è presentato a voi, vi ha salutato, si è reso disponibile. Immagino che non gli chiediate nulla e lo congedate, corretto? Sento rumori in sottofondo. Borgomastro, perché? Scusami. Perché il borgomastro ha il dovere di presentarsi a voi e rendersi disponibile proprio per una questione di rispetto. Anche se voi non lo contattate, lui per educazione deve mettersi a disposizione di voi. Se non lo fa, sarebbe una grossa mancanza di rispetto. Ah, ok. Non lo so, Vorrei penso anche che ricordarvi che avete arrestato una persona, avete requisito due guardie e lo state tenendo in prigione. Mi sembra il minimo che avvertiate il borgomastro che c'è un Ronin che non deve lasciare la prigione. Oppure sì, no? ok. Ditemelo No, hai ragione. ditemelo se non quadra, perché se non quadra mi muovo di conseguenza. Tu quando vuoi farlo comparire? Quando io e Mirumoto siamo Ma fuori e presumo quando rientrate, lui
viene, vi saluta, vi dice: posso fare qualcosa, sono a vostra disposizione, i soliti convenevoli. Se non gli dovete chiedere nulla, non faccio una scena con il borgomastro. Io non gli devo chiedere nulla. No, no. Ok. Gli altri, siete tra di voi, quindi. Dopo cena. Chi inizia a parlare? Tu. Ah, io? Visto che sei quella che deve esporre il piano, avrei pensato. Ok. Allora, niente, io durante la cena penso che siamo in una... abbiamo chiesto, immagino, una saletta privata. Gli dico... hanno dato uno spazio, che è uno spazio all'interno della sala da tè, ma della sala da tè, ma hanno messo degli schermi shoji per garantirvi una certa privacy. Nel Rokugan non è non è buona educazione origliare. Sì, non è buona educazione, però qualcuno lo fa tranquillamente, quindi io mi rivolgo ai miei compagni, ma prima di tutto gli dico: onorevoli samurai, io avrei da esporvi alcune notizie, aggiornamenti di una ricerca che ho compiuto, ma prima di tutto mi rivolgo a Soshi. Prima di tutto, Soshi-san, mi ricordo quando alla fortezza avete garantito in un qualche maniera, con l'aiuto, pregando i kami, che nessuno ci sentisse. Vi chiedo di compiere la stessa preghiera. Credo che ne valga per quello che dobbiamo, per la missione, per il fatto che qualcuno potrebbe sentirci. L'abbiamo detto. Sei sicuro che vuoi dire questa cosa? Oddio. Perché un samurai non ha nulla da nascondere. E allora perché l'abbiamo fatta, scusa, nella fortezza? Nella stessa maniera? L'ha fatto Soshi per i fatti suoi, senza aver dato informazioni a noi. Ah, ok, sì. Perfetto. Sorry. Allora, scusa, mi ricordavo male io. Allora, niente. Riformulo tutto quanto. Dai. Ok. Onorevoli samurai, ho fatto alcune ricerche su come vogliamo procedere al meglio, vi do le opzioni che ho trovato e decidiamo assieme. Siete d'accordo? Ripeti, non ho sentito l'ultimo pezzo. Siete d'accordo, decidiamo assieme, vi do le opzioni che ho scoperto su come muoverci per il nostro obiettivo, e poi decideremo assieme. Siete... Parlate pure, onorevole Kodo-san. Allora, mi rivolgo a voi e dico: sono andata a fare un giro tra il molo, perché l'opzione fluviale è un'opzione interessante per quanto riguarda le tempistiche. Purtroppo con Mirumoto abbiamo visto che non c'erano molte barche di grosse dimensioni, ma solo piccole scialuppe di pescatori. Tuttavia, alcune barche mercantili erano arenate, quindi se è vostra intenzione muoverci velocemente, potremmo usare delle navi mercantili. Tuttavia, sappiate che
Sono navi mercantili che trasportano pesce e bisognerà chiedere a un mercante di trasportarci bisogna farlo tempestivamente domani mattina intorno alla poco dopo l'alba. Lascio al gruppo la decisione su come muoverci e io mi adeguo. Soshi è visibilmente schifata. No, ma voi cioè... è palese che Akodo non è mai salito su una barca in vita sua. Esattamente. Proprio perché per i termini che ha utilizzato, piuttosto che altro, proprio non è così... Basta cazzare il bucaporto. Esatto. Che neanche loro siano mai saliti su una barca. Anche. Noi siamo i montanari. Però diciamo che se avevate un minimo di dubbio, adesso avete la certezza che a Codo in barca non c'è mai salito in vita sua. O c'è salito meno di voi, ecco. Comunque non su una nave con del pesce morto. Esatto. Prego, esponete pure, onorevoli compagni. Beh, almeno siamo sicuri che se non dovessero ricevere informazioni dalle loro spie, sapranno che stiamo arrivando dall'odore del pesce. Sì. Penso che altre... non possiamo farci un bagno e un ricambio quando saremo al villaggio di Mokumura. Ci faremo vedere a Mokumura. No, credo. Perché abbiamo qualcosa da nascondere? Eh? Dico, a Mokumura non dobbiamo farci vedere, perché siamo dei soldati sotto copertura. Ti ricordo che abbiamo detto fino a stamattina che ci sono orecchie e occhi che guardano, semplicemente questo, fine. Se poi dopo voi credete che mettersi in sbandierare a destra e a manca tutti i nostri obiettivi, fate pure. Non è quella mi era parso di capire. Poi ovviamente ripeto, volete farvi vedere, mostrarvi e stare soggiornare, fatelo. Non credo che credo Pem di rimbalzo. Io vedo proprio l'onore che sta proprio per andare giù. Però crollando. Credo onorevoli compagni che stiate dimenticando che un samurai è anche quello che appare. Non credo che insozzerò il mondo e la mia famiglia con il pesce. Beh, è sempre meglio che insozzarlo con le... Anzi, un aspetto. Prima di dire una cosa di cui mi pentirei amaramente, dico... Preferisco il pesce che il fallimento, onestamente. Preferisco arrivare a portare a compimento questa missione con sicurezza piuttosto che arrivare pulito ma troppo tardi. Beh, potrei dare un mio contributo dicendo che indubbiamente guadagneremo tempo. Molto tempo prendendo la via delle acque, però è altrettanto pacifico che rischieremo molto. Mi è balzato all'occhio della mente un'intuizione per la quale già abbiamo rischiato molto nell'avvicinarci al porto, al chiedere di barche potenzialmente, pur, e ne sono certo, con tutta l'accortezza possibile per non
lasciar trasparire le nostre vere intenzioni e faccio un inchino ad Akoto-san, però altrettanto vero che dei samurai che già stridono drammaticamente con il contesto sociale di questo villaggio, che requisiscono più barche alterando la routine di un villaggio come questo, beh, qualcuno non può non notarlo, e se ha dei metodi più veloci per raggiungere i nostri nemici, ecco, sicuramente può allertarli. E faccio un sorriso dicendo, in fondo un po' un nostro marchio di fabbrica, la butto a ridere, cercare di stemperare e cercare di strappare una risata a tutti. E con questo più che marchio di fabbrica magari è il nostro emblema o il nostro efficio. La fabbrica non esiste. Esatto. Sì, vabbè, certo. Onorevole Moto, che dite? Che cos'è questa cosa? È giusto. E infatti concludo dicendo, alla fine noi siamo qui in un villaggio di pescatori e mercanti che è il cuore economico, logistico più che economico, di smistamento, ecco, di smistamento della giada corrotta che poi arriva fino al muro di Caio, quindi onestamente rischiamo molto nell'essere appariscenti, rischiamo molto nell'essere poco guardinghi. Io cercherei di trovare la via più la via meno rischiosa dal punto di vista delle indiscrezioni, quindi siamo venuti non con l'acqua, non sull'acqua, me ne andrei il prima possibile, altrettanto senza coinvolgere, insomma, di nuovo la gente del porto. È vero che ci hanno visto, però confido nella discrezione di Akodo. Non ho dato alcuna informazione sulla nostra destinazione. Potete rimanere essere tranquilli su questo. Il fatto che la nostra destinazione, no, la nostra destinazione non è quanto problema quanto il fatto che i nostri amici possono sapere in primo luogo che siamo qua, e da lì possono perfettamente assumere che potremmo essere diciamo sulle loro tracce. È una sulle loro tracce. Ah no, vai. Una cosa, allora, prima, okay. Quanto tempo ci mette? No, volevo far intervenire Fabrizio che 20 minuti che prova a parlare. No, ma io sto, cioè, Shosuro ascolta, guarda un po' come fosse un gioco di rimpalli tra l'uno e l'altro, facendo facce molto abbastanza schifate al pensiero del pesce. Tutto qua. Ok, dimmi Topi. Quanto tempo ci si metteva via la nave per raggiungere Makumura? Ma fondamentalmente via nave andate via in 3 giorni, dovreste arrivare, corrente più o meno permettendo. Pensate, questa è una stima sulla mappa. Sono 7 giorni di cavallo. Ok, e dobbiamo anche attraversare il fiume. E attraversare il fiume, quanti punti di attraversamento ci sono? Quanti traghetti sono disponibili? Ah, sulla mappa non lo sai. C'è modo probabilmente che... dovreste trovare l'equivalente di qualcuno che vi faccia passare i cavalli eccetera eccetera attraverso questa cosa. Probabilmente richiederà un paio di ore, 2 o 3 ore. Possiamo assumere che il numero di questi è un fiume abbastanza grande, però la domanda è, Master, possiamo assumere che il numero di queste persone che possono farlo sia abbastanza limitato? O no? O possiamo pensare che sia un numero? Non lo sai. Non lo sai. Okay. Non posso fare nessun tiro per essere una conoscenza, ok? No, perché fondamentalmente non sai, non sei mai stato qui, non conosci così tanto la zona da
faccio una piccola parentesi. No, anzi, parla prima tu e poi faccio una piccola pausa di riflessione prima che ci areniamo su questa storia di come arrivare. In tal caso, però, ho il timore che i nostri amici possano perfettamente anche tenere sotto controllo i quadi o i traietti capaci di muovere l'equipaggiamento di quattro samurai. Quindi che si scelga una strada o l'altra, possiamo aspettarci che verremo notati. Faccio una piccola riflessione che probabilmente vi sta sfuggendo. Voi siete arrivati qui, siete pochi secondi dopo che avete neanche smontato da cavallo, vi siete lanciati all'inseguimento di alcuni Ronin che erano all'interno del, come si chiama, all'interno del villaggio. Quindi, se volevate un effetto sorpresa o non passare inosservato, è fallito. È fallito non appena Akodo è entrata a cavallo in armatura. Vero pure quello, sì. Proprio per iniziare. Perché ho un'armatura, significa che ho intenzione di utilizzarla e molto probabilmente mi aspetto dei problemi. Uno. Due. Quattro Ronin sono morti. E uno è agli arresti. Quindi il villaggio sa di questo. Quindi anche qui, se c'erano degli informatori del Vento Nero, dei fiancheggiatori o puramente persone che hanno a che vedere con il contrabbando, sanno che voi siete in città. Ma soprattutto, la cosa che secondo me dovrebbe farvi pensare, poi ditemelo voi, c'è qualcuno che vi aspettava qui, aspettava che voi arrivaste qui, vi ha dato dei palesi indizi su che cosa dovevate trovare qui e fondamentalmente vi ha mosso, manipolato, scegliete voi il termine che preferite, ma vi ha indirizzato verso una zona. Cioè, vi hanno scuoiato un sospettato, vi hanno dato nero su bianco, messo per iscritto una confessione di questo tizio che dice: andate qui, il tempio si trova a 3 giorni da Mokomura, anzi da Bozomura. C'è qualcuno che decisamente vi ha anticipato, quindi tutto questo effetto sorpresa, senz'altro sono dei nemici del Vento Nero, da quanto ha potuto, patto che siano onorevoli e patto che non stiano bluffando, da quanto ha potuto... interpretare Shusuro. Quindi a me tutto questo effetto sorpresa che voi avete, non so dove lo vedete e non so dove i personaggi lo possono vedere. Poi siete liberissimi di fare le scelte che volete. Per me potete scendere al piano di sotto, prendere il primo mercante e dire: ehi tu, domani mattina tu non venderai pesce, noi ti requisiamo la barca e andiamo a Mokomura. Non dovete spiegare né perché né per come né perché siete lì, eccetera eccetera. È un vostro diritto. Non vi aspettate che però questa cosa non passi inosservato. Quindi, nonostante tutte le danze sociali che Akodo può fare e tutti i tentativi di tenere arginato un minimo di segretezza, la segretezza è andata via 3 o 4 ore prima, Giusto. Penso vero. Che fili come discorso. Assolutamente. E allora il cerchio si stringe. La maniera più veloce è senz'altro la barca. La maniera più sicura è quella di prendere i cavalli e farvi 7 giorni a cavallo. Poi a uno. No. E allora barca, giusto. E io avevo dissociato la cosa. No, ma stai dicendo, le barche sono migliori. Sì, alle votazioni. Beh, io a questo punto sì, vado su con lo sguardo verso Soshuro e dico: attendo ancora da voi il vostro giudizio. L'onorevole Soshi e Agasha sono contrari.
Mirumoto, a quello che ho capito, anche lui è Apro, contrario. scusami Domenico, apro e chiudo parentesi. Teoricamente, chi è il più onorevole tra di voi è quello che decide, eh? L'onore è una cosa propria, quindi sembra la gloria, perché noi non conosciamo l'onore degli altri. Anche Ah no, hai ragione, effettivamente. lì siamo comunque di stat la persona di status più alto. Ma lo status è fondamentalmente uguale, quindi no, niente, ho detto una stronzata, scusate. Ignorate quello che ho detto. Certo, il nostro personaggio potrebbe pensare che una persona con una gloria più alta ha un giudizio migliore del nostro, nel caso. Però non ha nessun potere vero e proprio. Sono? Muoviamoci, decisamente muoviamoci tramite i cavalli. Ormai qualsiasi altra possibilità è saltata. Se riusciamo a trovare un modo per guadare questo fiume, tanto meglio. In alternativa, il metodo più veloce mi sembra proprio questo: di imbarcarsi su delle chiatte di pescatori, non se ne parla minimamente. Beh, c'è una possibilità che se noi ci mettiamo meno tempo, i nostri nemici non avranno tempo di preparare delle difese efficaci, se non le hanno già, pronte. Onorevole Agasha, siete pronto a scommettere che dall'altra parte di ogni ombra, mentre saremo sulle barche, non ci sia un altro Shugenja assoldato dal vento nero, pronto a sfruttare i kami dell'acqua per trarci a morte certa? A Kodo-san, vi ricordo che in armatura non potete combattere mentre affogate. Questa è Io vera, cioè. guardo Soshi e dico, quindi è deciso, il gruppo si muoverà a cavallo, anche perché poi quello che mi avete fatto notare è giusto, come la Shugenja che abbiamo affrontato richiamava i kami dell'acqua, potrebbe esserci qualcun altro e siamo indifesi in mezzo al fiume. Inoltre, è vero, ci mettiamo più tempo a cavallo, ma siamo meno visibili, la gente non sa dove stiamo andando in effetti, mentre in acqua quella è la direzione. Oltretutto in acqua siamo più in bella vista, appunto. Quindi concordo con chi vuole andare a cavallo. Le mie era solo esporre maggiori dettagli sull'alternativa della nave. Dopodiché, appunto, come ho detto, si decideva in gruppo. Noi possiamo apprezzare la vostra praticità, Agudo-san. Ma allo stesso modo apprezziamo la vostra saggezza nell'unirvi a noi nell'idea di procedere con i cavalli. Ok. Quindi optate per i cavalli. Perfetto. Sì, ho scoperto che Soshi detesta l'acqua adesso. Ottimo. Sì, non mi lavo. Ok. Ok, faccio un breve fast forward e cavalcate praticamente l'indomani mattina. Partite in direzione nord, tenendo sulla vostra sinistra il fiume Itochi e vi avventurate per questi lunghi 7 giorni di cavallo. Ogni tanto incontrate dei monaci. La riva del fiume è utilizzata in gran parte per l'allevamento
la coltivazione del riso, e da entrambi i lati. Il fiume ha più o meno a due giorni da Mokumura trovate quello che può essere un posto dove guadare. Attraversate senza grossi problemi, con l'aiuto di alcuni pescatori. Il viaggio va senza grossi problemi quando alla sera del settimo giorno di viaggio, il villaggio di Mokumura, che è una piccola la cittadina di Mokumura, si spiana davanti a voi, si presenta davanti a voi, ed è praticamente è come se fosse appoggiata su quelle che sono le rive del fiume Tsunegawa. La prima cosa che vi colpisce è l'ordine con cui il villaggio è stato costruito. A differenza di Ochimura o in parte Kosumura, o meglio di quello che avete letto su Kosumura, il villaggio di Mokumura è incredibilmente ordinato, nonostante è palese da quello che vedete che la città si sia espansa durante gli anni. Se avete letto, sentito o in qualche maniera avete avuto descrizione di quello che possa essere un villaggio basato dalla gru, questo sembra a tutti gli effetti un villaggio della gru. Notate una residenza che è leggermente distaccata dal resto del villaggio, ed è la notate perché questa specie di pagoda è adagiata su un'isola, su un isolotto, alla destra del... a occidente del villaggio, o su cui il villaggio si espone. È molto verde, molto rigoglioso, ma incredibilmente ordinato come posto. Mano a mano che iniziate ad avanzare verso il villaggio, notate contadini e mercanti, contadini che vanno ad attendere le coltivazioni di riso, che vi salutano, contenti di avere degli ospiti così illustri. Fanno doverosi inchini, eccetera, eccetera. Siete davanti... Sì, l'ho letto. Ok. Siete davanti alla porta... Siete poco prima dell'ingresso del villaggio, per intenderci. Io proprio, invece, fai conto dalla collina. Cioè, non volevo avvicinarmi così tanto. Volevo fermare il gruppo proprio in vista della città da lontano, magari quando arriviamo sopra una collina e vediamo la città. Per quello che appunto volevo fare. E praticamente volevo rallentare il cavallo, e quando vediamo la città in lontananza, con il suo paesaggio, e avvertire i miei compagni e dirgli: onorevoli compagni, un attimo, rimanete un attimo ad ascoltare prima di raggiungere il paese di Mokumura. E gli dico: se noi entriamo a Mokumura, di nuovo saremo notati. Abbiamo viaggiato per 7 giorni quasi nell'anonimato, senza vedere quasi nessuno.
forse per una questione di strategica converrebbe andare direttamente verso Botsumura o magari direttamente inoltrarci alla ricerca nelle paludi di Omikura. Mi sembra una scelta strategica, ma di nuovo ottimale, ma di nuovo mi rimetto alle scelte del gruppo. Etichetta vuole che voi vi presentiate al samurai locale. Se entriamo nel villaggio. Se entrate nel villaggio, ma siccome siete in prossimità... Siamo nelle terre da lui controllate. Sì. Che diverso non lontano. Comunque, ma anche proprio nelle terre sue, cioè anche se transitiamo. Comunque, il punto principale è che volevo chiedere, abbiamo abbastanza provviste per fare tutto il viaggio fino a Botsumura, no. A prescindere? No, non avete così tanto provviste, probabilmente dovreste foraggiarvi. Ecco, il che non è esattamente la cosa che si dice nei samurai, però anche quello si potrebbe provare a fare. Oltre a questo, andare oltre attraverso Botsumura, non so se è una buona idea anche in quel caso, perché non abbiamo alcuna guida in una palude e non andrei in una palude senza guida, per ovvie ragioni. E oltre a questo, se vogliamo prenderci anche dei soldati, delle milizie per aiutarci, anche quello ci sarebbe utile, trovare persone in un villaggio. Certo, questo qui comporta sempre un fattore di rischio. Mm-hmm. Fila tutto, come discorso. Tutti molto onorevoli finché non bisogna presentarsi dal daimyo della zona. Possiamo dire che siamo qui per lavoro e di passaggio. Ci saremmo comunque notati, e quello è il fatto. Yeah. Però, Già lo sanno. Esatto, su questo sono d'accordo. Abbiamo fatto 7 giorni a cavallo senza praticamente incontrare nessuno, quindi chi è che lo sa? Beato a te. Chi deve sapere lo sa. Non si fa metagaming, tecnicamente il personaggio... No, io non mi lo faccio. È un commento del giocatore sulle certezze che ha il personaggio. Comunque... Il personaggio... Non direbbe mai, ma un personaggio con cui può benissimo pensare essere paranoico e dire: ovviamente sanno già che siamo diretti in quella direzione. E onestamente, il mio personaggio lo pensa, cioè per lui lo stealth, la sorpresa ormai sfumata da tempo, vero? E dal suo punto di vista è abbastanza inutile cercare di nascondere la nostra presenza. Tanto vale cercare di attaccare. Nelle condizioni migliori possibili per noi, fare un attacco a sorpresa, dico, possiamo provarci, però penso che sarebbe più facile direttamente attaccare senza la nostra presenza. Quanto è lontano questo posto dal villaggio? Allora, abbiamo da Botsumura a Botsumura probabilmente sono altri 3 giorni, più o meno. Okay. Poi, 3 giorni attraverso la palude, ci hanno detto. E poi almeno 3 giorni attraverso la palude. Se non ci perdiamo, ovviamente. Se non vi perdete. Esatto. Una guida ci servirà, cioè io non mi fido ad andare in una palude senza strada. Quindi questo qui è un dato di fatto, dobbiamo per forza fermarci a Botsumura a trovare una guida. E delle provviste. A prescindere una guida verrà certamente notata se dei samurai vengono a prenderla. Certo. Lo stealth è inutile. A meno che vogliamo andare attraverso la palude senza guida. Quindi cosa vogliamo fare
Noi siamo già sul territorio di Mokomura, quindi siete vicini. Se volete, se questo discorso lo volete fare prima, non ho problemi. Io lo vorrei fare prima, proprio prima di entrare. Sì, assolutamente. Ma Master, sappiamo chi è il samurai che governa quelle terre? No, non ne abbiamo proprio idea. Non possiamo fare un tiro. Non avete proprio idea. Sappiamo se è un Mosuke, soprattutto. Io è un villaggio con un... cioè sapete che c'è una residenza, questo lo potete sapere perché magari l'avete anche studiato. Più di questo non vi posso dire. Sappiamo qual è la struttura dei malviventi in questo villaggio, ovviamente parlo di noi sporchioni. No. Molto probabilmente ci sono dei contrabbandieri, questo sì, ci sono dei contrabbandieri su gran parte del fiume. Ok, comunque stavo dicendo, quindi se abbiamo bisogno di una guida, i nostri nemici così sicuramente sapranno quando arriveremo al villaggio che prenderemo una guida, e se non possiamo, se non possiamo avere uno stealth nel villaggio finale, tanto vale non averlo neanche in quest'altro villaggio. Non so se mi spiego. A voi l'onore. Teoricamente voi dalla parte vostra avete la legge, vi ricordo questo, quindi non avete nulla di cui temere e nessuno vi può questionare su come fare e come non fare. Se poi qualcuno ha intenzione di mettersi contro la legge, che non so, insomma, di katane ne avete da vendere, insomma, lì dentro. Mm-hmm. Io ancora quindi per di Mokomura, quindi dico eventualmente siamo ancora in aperta. Voi potete puntare direttamente, esatto, potete puntare direttamente sul vostro muro. Esatto, e da lì prendiamo il primo uomo, il primo contadino del villaggio, e senza perdere tempo in vari preamboli, e gli diciamo seguici, e ci farà da guida istantaneamente. Penso che le guide attraverso le paludi siano un po' più difficili da reperire che un qualunque popolano che No, scusami, prima finisci di parlare, hai ragione. Sì. Così come attraverso le montagne abbiamo avuto di una guida particolare, anche attraverso una palude, che non è un territorio meno formidabile, ci saranno delle guide specializzate. Se chiediamo a un contadino qualunque di farci strada per 3 giorni, dubito seriamente che potrà esserci di aiuto. Penso che in un villaggio che risiede in mezzo a una palude tutti quanti sappiano qualche cosa come muoversi, ma ovviamente io non ne sono così esperto, è una mia supposizione, magari qualcuno di voi ha avuto esperienza di paludi o di altri viaggi del genere. Io francamente no, è una mia supposizione. Voi che grufolate nel fango come dei maiali, fondamentalmente vi ha detto la Codo. No, perché no? possiamo valutare assolutamente. Noi, cioè possiamo valutare noi il rischio di perderci in una palude con una guida allora la guida senz'altro vi aiuta. Muoversi in un territorio che non conoscete dipende quanto sicuri di voi stessi siete nel muovervi in una palude, anche perché non avete visto la consistenza della palude, non avete ancora assaggiato, cioè quello che avete sono delle informazioni di una mappa, quindi relativa. Quindi, se non ho capito male, evitiamo di andare a Mokomura e tagliate direttamente per Bozomura, corretto? Io vorrei fare così, se gli altri però non hanno ancora dato un giudizio. Siamo in aperta campagna e non sul territorio di Mokomura, io vi ho fermato. Ma fondamentalmente voi potreste puntare su Bozomura e poi una volta tornati dalla missione potete fare visita da qualche altra parte. Non è proprio la cosa più onorevole, ma va bene. Siamo in aperta campagna, non siamo già sul territorio di Mokomura, possiamo anche andare diretti a Mokomura senza avere problemi.
Mi va benissimo. Sì, l'unica cosa che dovremmo fare. Un conto è che ci passiamo davanti alle mura di Moku, un conto è che siamo in aperta campagna a un giorno, due di viaggio in aperta campagna nel nulla. Nessuno vuole andare quindi nel villaggio? Io vorrei andare. Io sono d'accordo su non andarci, tanto vale semplicemente attraversare. Che qui, anche qui bilanciamo duty con cortesia. A chi se ne frega la cortesia? Soshi vota per proseguire direttamente verso i nostri nemici. E anzi, ti anticipo, Master, qualora iniziassimo ad arrivare in vista delle paludi, io tenterei di invocare i kami, ma giusto per anticiparlo, sennò magari ci butti nella scena e stiamo già annegando nella melma. Invochi i kami. Ok, quindi Bozzo Mura è il posto? Sì, it's a foraging time. Ma noi contiamo come riposati e rifullati dopo tutti questi camminamenti? No, aspetta, Soshi. La scena è cambiata. Le notti le abbiamo fatte riposando. Aspetta, Soshi, perché adesso facciamo un paio di tiri di survival, tanto per iniziare, e poi magari vediamo se qualcuno si piglia tipo qualche condizione nel frattempo, se avete fame. Ecco, i tiri di survival sono per... Soprattutto perché non avete... Io vi ricordo che non avete provviste... Non avete provviste per arrivare lì, cioè acqua quanta ve ne serve, ma alimentari da qui a se ci puoi richiamare gli animali a Bozzo Mura, se ci puoi richiamare gli animali io posso parlare con gli animali, non posso dire agli animali suicidatevi. Suicidatevi, datemi da mangiare le vostre carni. Poi c'è il fatto che i samurai sono vegetariani in teoria, a parte il pesce. No, anche perché se dovremmo fermarsi in ogni villaggio che incontriamo, dovevamo fermarci a Shujimura, a Shizumura, a Mokumura, cioè... Ma tu no, sei un samurai, fai... non sei... Quindi tu samurai, per... Non sei un... benvenuto nella... Per andare da Roma a Milano ti fai tutti i villaggi, i paesini più impossibili, salutare chiunque sia. No, perché tu ti muovi con l'onore, che è la tua bussola nella vita. Ma perché dovremmo attraversare su Giumura, prima di tutto? Non è la per dire, vedi te se siamo attraccati qua. Ma non è di strada. Siamo attraccati là. Domenico, non è di strada. Domenico. Il Rokugan lo dovresti conoscere molto meglio di me e ti dico che la formalità è più importante della sostanza nel Rokugan. C'è già questa cosa che tu hai proposto, ma veramente evitiamo di entrare dentro il villaggio di Mokomura e andiamo direttamente su Bozzomura, è molto borderline, perché la giustifico con una presa di duty. Ma neanche, Master, perché no, è un giro, nel senso, cioè è una famosa supercazzola, dato che non siamo neanche entrati in loro terre, non dobbiamo... Non siamo neanche entrati, io per quello ti ho detto, appunto, quando mi hai detto la questione dell'onore e del presentarsi alla... Sì, ma ragazzi, ma non siete scorpioni. Sì, quando mi hai detto, bisogna presentarsi a un altro, ho detto, ah no, fermo allora, Amy. Io lo voglio fare questo discorso prima di entrare nei territori di Mokumura. Sì, per me va benissimo. Quindi proprio se non ci entro nel territorio, perché devo andare? A me va benissimo. Non hai nulla da andare a Milano, devo passare per Reykjavik, non mi pare. No, però se il padrone di Reykjavik viene a sapere che la strada che stai facendo è via Reykjavik, probabilmente è tuo dovere presentarti. No, non lo saprò. Adesso, il punto è, quanti tiri dobbiamo fare? Basta, poi vedete voi di fare. Io ho una proposta e basta. Io mi adeguo poi al gruppo. Quanti tiri? Quindi la domanda è? Ho bisogno che voi facciate due tiri di survival, la difficoltà è 3. Ma la mia domanda è, Master, sono tiri per sopravvivere alla camminata o per le paludi? Uno è per sopravvivere alla... Alla cavalcata, e l'altro è soprattutto per mangiare, perché qualcuno deve andare a caccia, quindi di caccia mediamente lo può fare soltanto una persona nel gruppo, con tutto il nostro aiuto.
C'è chi su che anelli? Io vorrei dare una mano a qualcuno che è più bravo di me. Io c'ho due anelli. Non ho capito, scusami. Con che anelli? Esatto. Allora, qua è adaptability per cavalcare, quindi survival acqua è per cavalcare. Caccia e questo lo dobbiamo fare aria. Tutti. Questo lo dovete fare tutti, perché vi dovete pigliare un po' di strife. La difficoltà 3. Un'altra domanda, Amy, viste le notti passate di viaggio fino a qui, immagino la fatigue si sia, visto che è 2 per l'anello di acqua, si sia abbassata di quel valore durante la notte. Fatigue si è, sì, però è compensata da giorni di cavalcata, quindi sono probabilmente la metà di quello che dovresti prendere. Perché cavalchi tutto il giorno, ma al tempo stesso ti riposi la notte. Poi oltretutto dormi anche fuori, dormi all'aperto. Cioè questa cosa. Sì, va benissimo. Sono stati 7 giorni, quindi chi se ne. Sì, tutti quanti si. Ho già fatto 7 giorni di viaggio all'aperto prima di arrivare vicino ai territori di Mokumura. Mm-hmm. Si rifilla. Ok, quindi prima di tirare di acqua per cavalcare. Inizia? Sì, prima i cambi di acqua. Benissimo. Ho fatto un successo con uno strife. Ok, poi provo io. Agascia. Ok, magari posso dare supporto a qualcuno, quindi rollo esplosivo e poi dico i risultati. Rollo i due bianchi, quindi tengo il vabbè, dico. Ok, quindi sono stati solo un'opportunità, peccato. In tal caso ho 3 successi, 2 strife e un'opportunità su acqua. Poi quell'opportunità non posso usarla per dare supporto a qualcun altro, penso di usarla per rimuovermi 2 di strife e dammi un minuto, anzi ancora. Che ti dico sì, riduco di lo strife e quindi non ottengo strife dall'azione. Chi l'hai passato il tiro? Sì, l'ho superato. Ok, vado io. Un successo esplosivo con strife, un'opportunità con strife. Tiriamo il successo esplosivo, i miracoli avvengono. Un'opportunità. Not today. Allora uso le aspetta chi ha fallito il tiro si becca exhausted. Però manca ancora Minumoto e manca Sorsuro. Sì anche Soshi. Allora il character è fisicamente e mentalmente come si dice, provato. Il personaggio che va per più di 24 ore senza dormire o meno soffre questa condizione. Un personaggio o per altre cose che il master può decidere, un personaggio che non rimuove la fatica e lo strife alla fine della scena come farebbe normalmente. Lo rimuove solamente quando è in condizione di dormire per più di 6 ore. Quindi fondamentalmente la cavalcata da Kosomura a Bozomura, proprio per evitare di entrare nei territori e la palude eccetera eccetera, si rivela molto più provante di quello che voi pensiate. Okay, e niente, allora tengo uno strife con l'opportunità, anzi no, scusami, con le opportunità mi abbasso gli strife a 0 e non prendo strife per evitare, e mi segno la condizione esausto. Esatto. Okay. Prossimo. Mancano Mirumoto e Sorsuro. Yeah. Vai Mirumoto. Oh. Ti ricordi come fare te, Sorsuro, che magari gli dai un supporto? Mirumoto.
Mirumoto? Ecco. Non rispondo. Eccolo. Ok, va di. Tira. Un cavaliere dell'unicorno. No, aspetta. Vabbè, ho tirato. Sono due successi, di cui uno con uno strife e uno con un'opportunità, e poi hai due opportunità e uno strife. Quindi la situazione di exhausted te la prendi anche tu. Va bene. Aspetta che Mario pure io. Beh, dai un cosa fai con le due opportunità? Do supporto a Shusuro. Che ancora grazie. Che apprezza molto. Quindi col supporto cosa succede? Hai un dado bianco in più, se non sbaglio? Sì, puoi tenerne uno in più. Ho un dado bianco in più? Sì, okay. E ne tieni uno in più. E ne tieni uno in più? Ok. Come sempre. E allora... Io uomo di palude sono. Allora sono due successi con Strife, un successo, no, tre successi con, no, due successi con Strife, un successo pulito, un'opportunità con Strife, un successo con un'opportunità e un'opportunità, quindi credo che terrò il successo con l'opportunità, il successo pulito e un successo con Strife e un'opportunità. Con le due opportunità mi posso abbassare gli Strife visto che sono in water? Puoi ridurti di due strife usando una sola opportunità. No, aspetta, no, in realtà puoi farlo. No, in realtà sì, puoi ridurti di due lo strife e non ricevere strife da questo tiro. Quindi ti togli direttamente due dalla tua. Non posso aiutare nessuno, quindi. No, perché avete finito i tiri. Gli strife. Okay. Fondamentalmente il viaggio è premiante fino a un certo punto, perché. Intorno alle campagne intorno a Cosumura sono gran parte risaie. La cosa diventa più difficile quando siete a un paio di giorni da Bozzomura, perché non prendete una strada principale, ma bensì è proprio palude. Per alcuni di voi il viaggio si dimostra incredibilmente provante. Arrivate a Bozzomura, che è veramente un villaggio con quattro capanne e al centro un tempio. È un piccolo, quella che sembra essere un tempio. Il villaggio conta probabilmente un centinaio di persone. Anche qui sono gran parte delle persone agricoltori, che molto felici di ricevervi e molto onorati di ricevervi, vi offrono praticamente giacilio nell'unica sala da tè presente nel villaggio. Hai dimenticato il nostro tiro per foraggiarci? Non vi preoccupate per quello, più o meno ce la fate, perché sono tutte campagne, qualcuno che vi dà da mangiare lo trovate. Il vostro ci ha graziato, applausi. Sì. già abbiamo exhausted, eccetera, già siamo morti, appunto. Ma fondamentalmente è stato molto più provante di quello che pensavate. Eccetto per alcuni. Ok. Chi sembra essere in parte la guida spirituale di questo villaggio, o meglio, il cuore pulsante di questo villaggio, sono dei monaci della fortuna di quella del riso, Daikoku? Aspetta. No, Inari, pardon. Esattamente. Sono dei monaci che hanno praticamente questo piccolo tempio, e
e il, come si chiama, il quello che sembra essere, quello che sembra essere il capo di questa piccola confraternita si chiama Kentaro. Ok, che è un uomo. Ah, siete arrivati di sera. Ok, vai. Kentaro è il responsabile insieme a altri tre monaci di prendersi cura di questa piccola, di questo piccolo shrine, di questo piccolo santuario alla fortuna del riso. Gran parte dei popolani sono agricoltori. I monaci vi offrono ospitalità e sono contenti, sono lieti del vostro arrivo. Ok. Chi ha voglia di fare le nostre richieste? Se qualcuno vuole farlo. Per prima cosa venite rinfocillati. Dopo vi offrono da mangiare e probabilmente quello che vi offrono da mangiare nella più totale semplicità è probabilmente la cosa più buona che avete mai mangiato in vita vostra. Probabilmente anche la fame e le fatiche del viaggio. E dopodiché vi viene dato praticamente un giaciglio dove dormire. Domani mattina parlerete con Kentaro e probabilmente farete le vostre richieste. Chiudo qui la sessione.